Real Rieti, Cybertel Aniene, partiti in questo momento. Cullani, Piloni, recupera Rafinha, c'è la posizione profonda di Jelovcic, calcia Rafinha, lo offre a Massimo De Luca, Ramon si libera per il destro, impegna subito Mariani, De Luca, si muove Luca Jan che ha spazio per calciare, batte Mariani, il primo gol in casa di Luca Jan Baptista ed Eri Arrieti è in vantaggio al Palamalfatti. Della Cybertel, Titon rientra sulla destra, dentro per Luca Jan, Luca Jan, murato del pubblico del Palamalfatti, Luca Jan Baptista, occhio qui a Cullani. Sulla live di PMG Sport Futsal, Jelovcic per Rafinha che calcia al volo, 2-0 Real Rieti, pallone sotto le gambe di Mariani, raddoppia il Real, foto celebrativa di Rafinha. Jelovcic, spalle alla porta, si gira Jelovcic, la finta con il sinistro, calcia con il destro, Mazzoni la salva, Raffaele all'indietro per Jelovcic, Anas e Edu Villalba, Jelovcic se ne va, calcia, Mariani la tocca, Fortino la spinge in porta, il terzo gol del Real Rieti, 8 minuti, 38 secondi, aggiornato il conto, 23 in campionato per Rodolfo Fortino. Pallone per Jelovcic, le finte di Jelovcic che libera il destro e poi Ramon dentro per Titon, Mariani lo mura, pallone per Ramon, lo reclama Luca Jan, le finte di Ramon, non c'è fallo secondo gli arbitri, allora Cullani porta il pallone e calcia Tondi. La sirena conclusiva della prima frazione di gioco che Real chiude avanti 3-0 sulla Cybertel Aniene. Via al secondo tempo, dicevamo, siamo d'accordo almeno sul fatto che Andrea Romano. Cullani calcia, Tondi respinge. Jelovcic dentro per Ramon, dentro per Titon. 4-0 Real Rieti, assist al bacio di Ramon, Titon deve solo spingere in porta il pallone, poker Real Rieti con Jefferson Titon. Fortino muove il pallone Real, Rafinha, la palla calciata da Rafinha, Mariano rientra sul sinistro, Franco Jelovcic la lascia lì per Titon, ancora Mariano, sta senza l'anno di nascita dei giocatori, intanto Titon, pallone scodellato, Jelovcic, Fortino dentro per Jelovcic che la mette in porta di testa, tutto al volo, tutto bello, 5-0 Real Rieti al Palamalfatti. Pallone dai piedi, poi va a lungo, buono qui il controllo a seguire, buona anche la parata di Relandini, Taloni dall'altra parte, la Cybertel Aniene, intanto qui occhio a Mazzoni, intanto arriva il fallo commesso da Romano, Fabio Tondi, calcio di rigore per la Cybertel Aniene, pallone di Villalba parato da Fabio Tondi, collaudare questi meccanismi, far crescere l'intesa nelle giocate, intanto qui Ramon recupera con il pallonetto, sesto gol del Real Rieti, Ramon Buenordite con un tocco dolcissimo, 8 minuti 34 secondi, 6-0, massimo in pallonetto di Ramon che qui va in anticipo, Ramon calcia Mariano, pallone indietro per Luca Jan, doppietta anche di Luca Jan Baptista, settimo gol del Real Rieti, fanno 5 in due partite per la bestia. Rientra sul destro, a spazio Titon, è bravo Costantini a fare un passo avanti. All'inizio dicevamo tantissime assenze, troppe assenze per la Cybertel Aniene, Cullani calcia, Relandini risponde e fa ripartire Daniel Talone che ha corso tantissimo in questa partita, Relandini intanto finisce la partita, il Palamalfatti si aspetta solamente la sirena, vittoria 7-0 della Real Rieti, arriva adesso la sirena conclusiva, fa festa il Palamalfatti di Rieti.